Esercizio 5. Quanto tempo impiegano 10 calorie a passare da un'estremità all'altra di una bacchetta cilindrica di ferro, di cui conosciamo lunghezza e diametro della sezione, quindi lo spessore in pratica, cioè la sezione, sapendo che un'estremità si trova in acqua bollente e l'altra in aria a 20 gradi centigradi. È in pratica l'esperimento di Ingenhouse, in cui bacchette di identiche dimensioni ma di materiali diversi hanno un'estremità immersa in acqua bollente e l'altra in aria. L'esperimento serve a mostrare quali sono i materiali che conducono meglio il calore, cioè che hanno il coefficiente di conducibilità termica più alto. Infatti all'estremità della bacchetta, all'estremità in aria, si mette sopra della cera che è solida, ma che piano piano, man mano che il calore attraversa tutta la bacchetta e si trasferisce fino all'estremità B, questa cera si squaglia. Quindi guardando su quale bacchetta si squaglia prima la cera, si capisce quale materiale ha la conducibilità termica migliore. Poi progressivamente si guarda nell'ordine quali materiali fanno sciogliere la cera, chi per primo, per secondo, per terzo, e quindi si fa una specie di classifica dei coefficienti di conducibilità termica dei vari materiali. La domanda è quanto tempo? La formula è la legge di Fourier della conduzione termica attraverso i solidi. Si ricava il tempo che serve con la formula inversa e si sostituiscono tutti i valori. Lo spessore della bacchetta in realtà è la sua lunghezza, 10 cm, mentre l'area di sezione S, pi greco R alla seconda, è l'area attraverso la quale questo calore passa. Questa sezione è l'area di un cerchio e quindi il suo valore è questo, che qui ho espresso in centimetri quadrati. Delta T è il gradiente termico tra le due estremità, 120 gradi centigradi, quindi sono 80 Kelvin o 80 gradi centigradi, che è la stessa cosa trattandosi di una differenza di temperatura. L'unità di misura Kelvin si semplifica, centimetro rimane centimetro qua sotto, Watt è Joule diviso secondo, e per questo motivo dobbiamo trasformare le calorie in Joule. Una caloria è 4,186 Joule. In questo modo Joule si semplifica. E infine il metro torna al numeratore e lo dobbiamo esprimere come 100 cm per farlo semplificare con il centimetro che era sopravvissuto al denominatore. Vediamo quindi che dopo tutte le semplificazioni dell'unità di misura sopravvive soltanto il secondo, giustamente perché stiamo cercando un intervallo di tempo, il tempo necessario affinché 10 calorie attraversino la bacchetta. Svolgiamo il calcolo numerico: 10 per 10, 100, 100 per questo valore 418,6, al denominatore abbiamo gli altri numeri e quindi il risultato numerico complessivo è 13 secondi. Risultato che diamo con due sole cifre significative perché uno dei dati, il coefficiente di conducibilità termica del ferro, era dato soltanto con due cifre significative. Se avessimo utilizzato per il ferro quest'altro valore, 80,2 watt su metro Kelvin, allora il risultato andava espresso con tre cifre significative, quindi 13,0 secondi, a patto però che anche tutti gli altri dati del problema avessero almeno tre cifre significative, cosa che non è. Per esempio, questi 80 gradi di gradiente termico hanno due sole cifre significative. Quindi il risultato comunque va dato con due cifre, 13 secondi. Questa è la vaschetta di Ingenhouse. Qui si mette l'acqua che bolle su un fornello e qua si mette la cera sulle varie bacchette di materiali diversi.